E così adesso bisognerebbe naturalmente parlare dell'Istituto dei Beni Culturali in maniera anche più pertinente, come molto avrebbe potuto essere, come molto fu nei primi tempi. Col passaggio degli anni 70 ci sono due operazioni che si sovrappongono, per così dire. L'una è un pochino quella che si muoveva di qui, con poche lire, però strano, singolare almeno, con poche lire date con grande comprensione da Carlo Maria Badini, che allora era assessore alla cultura della provincia di Bologna. Carlo Maria aveva capito, prima di tutta la sua stagione musicale, aveva capito che andando in giro per le campagne, luoghi da cui lui proveniva, del resto lui era di medicina, e si potevano scoprire nei fatti tutte o gran parte di quelle cose che Lucio Gambi o Carlo Poni scrivevano nei libri. La campagna era ancora lì, offerta alle riflessioni e in questo senso anche a una comprensione di fatto, come del resto di fatto era anche la comprensione dell'opera d'arte figurativa. Finalmente era possibile vedere i quadri nelle chiese e lavorare direttamente sui fatti, imponendosi un colloquio che fino allora era un colloquio accademico, fra virgolette, e relegato ai libri, alle interpretazioni anche un po' fumose, verbose, di cui spesso gli storici. La scoperta della provincia era di fatto una scoperta del paesaggio, perché quella chiesa in cima a quella montagna che sta lassù, perché la sua origine medievale, perché non poteva non essere se non lassù in cima, lontana dai trabocchetti delle valli e dei fiumi in piena e dei passaggi a livello dei diversi poteri. Ecco, questo era un modo per comprendere come lassù potesse esserci un itinerario, una strada per Roma, un cammino dei monaci, che ne so, agostiniani. E siamo arrivati al territorio, come museo, appunto, come... che era ciò che noi volevamo fare. Con i soldi di Carlo Maria avevamo messo insieme un centinaio di persone, 4 anni, in genere tematizzando le vallate e del Setta e del Reno, la strada che da, che ne so, Camugnano conduce attraverso Bargi e Suviana fino a Porretta, e che cosa, dando una figurazione alla storia che in genere con dei soli nomi accompagna queste strade, che sono la cosa più importante di tutta la vicenda umana, no? Una strada che resta è il passaggio, il pensiero, il lavoro, lo strazio di uomini e donne, no? Per secoli e secoli. Quindi questo snodarsi, che in montagna è così bello, delle strade su per l'Appennino, è eloquente, è di grande. E allora, parlando di queste cose e figurandoci una specie di fantasia paesistica, si andava di monte in monte con Paolo Monti, non bisogna dimenticarselo, grande fotografo. Per finire questo capitolo, in Bologna, ecco, diventato sindaco Guido Fanti, Pierluigi Cervellati ha una sua naturale salita, dico naturale per via dell'amicizia che li legava e li lega, e va verso una amministrazione urbanistica possibile, e decidono, saldando quindi l'opera di varie imprese, soprattutto di Paolo Monti, fotografo, in un'operazione, una mostra che si chiamava appunto Bologna Centro Storico. La legge da far passare era il piano regolatore, il vincolo della collina e via di questo passo, e i
problemi della città messi in luce attraverso le dimensioni varie della divulgazione, non tanto in luoghi chiusi quanto in luoghi aperti, perché la mostra era esposta, le tavole di Monti erano esposte sotto i portici e la gente ci stava, e il riconoscersi nella propria casa o nell'Appennino da cui buona parte della città già proveniva, perché in fondo l'Appennino si svuotava, ma l'arrivo era spesso la città stessa, e siamo tutti un po' di quelle origini, anch'io in fondo sono un inurbato, non bolognese, ma da Predappio di Forlì in fondo. E questo veramente 1970-1974, cioè nascita dell'Istituto per i Beni Culturali, è stato un motore che ha messo in azione volontà diverse, ha messo in azione convergenze diverse e ha fatto sì che si potesse pensare a che cosa. Ecco, questo forse è il punto più difficile di tutti. Se mai esistesse un luogo del futuro, non del presente, perché il presente era quello che era, si attendeva che la regione cominciasse a marciare e facesse di questa istituzione un suo particolare luogo, credo più sperimentale che non definitivo, capace volta a volta di assumere i problemi e di portarli a una maturazione, non quindi una operazione di consolidamento dell'esistente, che pure sarebbe stato di grande dignità, sia ben chiaro, ma quello che Gnodi, Arcangeli soprattutto, Gambi, questi che ho citato, Poni, Gambi e poi Pierluigi, perché no, e lo stesso Maldonado anche. La storia dell'arte no, la storia dell'arte improvvisamente che sembrava la più disponibile a un rinnovamento, proprio perché non percorreva le strade di questa nuova conoscenza che volevamo che fosse, ma si ostinava a restare chiusa dentro le biblioteche e le istituzioni. La storia dell'arte rimase un po' ferma su se stessa e diede la priorità agli antichi insegnamenti disciplinari, accademici, quasi nulla si mosse da allora, sarei pronto anche a discuterlo, si arrabbieranno quasi tutti, ma mi dispiace, io non sono passato all'università proprio per questo. L'istituto era potenzialmente un luogo dove si dava modo di pensare, di riflettere e di conseguenza di creare mezzi per la risoluzione di questi problemi che si chiamavano e che in parte poi avete altamente affrontato. Una consapevole cartografia storica del territorio. Questo è un compito fondamentale e in effetti l'Istituto lo ha condotto. Oh, caspita, il passaggio attraverso la legge Galasso della Felicia è stato un atto non consolatorio, ma impegnativo, in effetti. Che guarda caso ha visto all'opera di nuovo Lucio Gambi. Infatti, e l'Istituto. E l'Istituto. L'operazione 1979-80 sulle IPAB è stato un gigantesco intervento sulla corsia illuminata dalla proposta di legge dell'onorevole Adriana Lodi di far diventare tutte le opere di assistenza, beneficenza, quindi le attività ospedaliere, eccetera, di pertinenza regionale e comunale, e quindi la risoluzione di un problema che già nel 1890 si era proposto nello Stato neo-italiano, e poi c'è il segmento delle istituzioni, ci sono. Infatti, ora, queste cose
erano esattamente quelle su cui l'istituto avrebbe non solo continuato ma potenziato la sua presenza. Penso che l'istituto, già dopo la partenza di Gambi, sia stato in qualche modo messo nelle condizioni di segnare il passo rispetto alle prospettive che erano state quelle dei primi 5 anni di investitura. Certe attività dell'istituto, forse quelle per cui era nata, sono state decapitate. L'istituto diventa un po' un luogo di contenimento di diversi problemi, di diverse attitudini, tutte cose del mondo che succedono tutti i giorni e in ogni luogo, ma che forse un grande pensiero, Guido, era andato a Roma. I primi anni della progettazione, dei censimenti? Brevissimi. Brevissimi. Brevissimi e fino all'80 circa. Le attività negli anni di Lo Savio Presidente, la cartografia, le indagini. Certo. Arriviamo al Gherpelli Presidente. Sì, Gherpelli ebbe l'idea, un po' figlia dei tempi, di montare un'agenzia, l'AICER, che lavorò peraltro, perché poi presieduto da un uomo intelligente come il nostro amico Alberto Galaverni, beh, andavamo bene, facemmo, era una bella struttura, ma non era l'Istituto dei Beni Culturali, era un modo per andarsene dall'istituto, per lasciare la quotidianità in condizioni ferme, anche quasi annoiate di se stesse. Io penso che per quel che riguarda una normale amministrazione di dignità culturale, anche la presente sia ottima, per carità. I primi presidenti non hanno avuto rapporti facili con la regione, mai, madre dell'istituto. Mai. Perché Gambi se ne andò? Perché Lo Savio venne riconfermato? Perché nonno... perché loro stessi per primi non potevano più reggere di fronte a una serie di opinioni contrarie. Io, quando Gambi accettò di fare il primo presidente, dunque Guido se n'era andato già a Roma ed era finito nella morte agora dei senatori del regno, perché andammo con Gambi a salutare, in quel momento aveva un interim Turci, se non vado errato. E ricordo che disse: cosa posso fare per lei, professore, dal momento che lei accetta un incarico così impegnativo? E Gambi disse: vabbè, per dirne una, potreste rimettere l'acqua a Comacchio, a Pomposa, nelle valli di Pomposa. Turci a momenti casca per terra, perché da lui a Fanfani e a tutti i coltivatori di ogni genere, la scoperta delle valli prosciugate era per loro la risoluzione della mano d'opera contadina e bracciantile. Sapevano già che sarebbe stato un ignobile fallimento togliere l'acqua da dove l'acqua produceva pesce, produceva economia, produceva alla giapponese. Già i giapponesi coltivavano il pesce nelle valli, e sentirsi dire questa cosa placida da Gambi, che dice: tanto ce la dovete rimettere, e Dio volesse che ce l'avessero rimessa davvero. Ecco, lì cominciò, ebbi la sensazione che l'istituto non avrebbe potuto sopravvivere. Ancora una volta, se la cultura si siede al tavolo del governo, ci deve stare pari grado, con la capacità di discutere. Non può essere neanche quella piccola consulente, per giunta non ascoltata, per giunta disprezzata e presa a calci nel culo, che è normalmente.